Piazza Conte Rosso ad Avigliana e Piazza San Carlo a Torino sono molto famose in Piemonte per la loro storia. La piazza in Italia è spesso un luogo di incontro che custodisce importanti opere architettoniche. Piazza Conte Rosso si trova ad Avigliana ed è circondata da un borgo medievale. Nel centro storico, le strade strette difendono le abitazioni dalla prepotenza del vento. Avigliana si trova nella bassa Valle di Susa e si affaccia su due laghi. È una città tranquilla, di piccole dimensioni, a 20 km da Torino. Sul fondo della piazza, sul lato ovest, si trova la chiesetta di Santa Croce. Sul lato sud della piazza si trova il Palazzo del Municipio, che risale al 1700. Sotto i portici si trovano accoglienti caffè e piacevoli dehors. In questa piazza, come in molte altre piazze italiane, non manca una fontana pubblica con acqua potabile. Anche Piazza San Carlo a Torino ha una fontana con la tipica testa di toro, ma il maggior simbolo della piazza è la statua di bronzo di Emanuele Filiberto di Savoia. Piazza San Carlo è il centro della città. Sotto la piazza c'è un parcheggio sotterraneo, così la piazza senza automobili è un grande spazio pedonale per incontrarsi, passeggiare, leggere il giornale o stare seduti su una panchina a prendere il sole. La piazza è tutta circondata da portici, dove ora ci sono i più importanti caffè storici della città. In passato, sotto i portici, c'erano il mercato dei cereali e della frutta. Sul lato meridionale della piazza inizia una seconda piazza più piccola, Piazza CLN. Qui ci sono due statue con fontana di marmo bianco, un uomo e una donna, che rappresentano i due fiumi che attraversano Torino, il Po e la Dora.